Bene, allora siamo live su YouTube, ora vado live anche su Instagram. Vado live anche su Instagram, scusate per il... ora un attimo. Ok, ciao a tutti, siamo live su YouTube e su Instagram. Ho avuto problemi per fare la diretta su Facebook, non so per quale motivo, mi dice di cambiare il browser, ma non me lo fa fare. Quindi, per tutti quelli che ci stanno seguendo su Instagram, non ci sarà la diretta su Facebook, cercherò in tutti i modi di caricarla in un secondo momento, ma andate su YouTube. Quindi o da YouTube o da Instagram, e poi dopo tanto le carichiamo e potrete vederle successivamente durante la settimana, rimarranno sempre impressi. Dunque, io sono Alexandra, siamo il secondo allenamento che faremo insieme, sempre di Functional Training, Total Body, andiamo ad allenare tutto il corpo. Come vi avevo detto l'altra volta, dovremmo essere già un pochino caldini perché noi iniziamo subito a lavorare, però visto che sicuramente qualcuno non ci ha seguito l'altra volta, per andare bene un pochino a tutti, facciamo un minimo di riscaldamento, utilizziamo questo circuito Tabata che in verità sarebbe 20-10 Tabata, noi lo facciamo 30-10 perché siamo super allenati, per 2 volte, quindi 8 minuti di lavoro lo utilizziamo come riscaldamento. Ok? Allora iniziamo subito, iniziamo con il riscaldamento, ora metto a posto le telecamere qua. Allora, il primo esercizio è questo, faremo 30 secondi di lavoro e 10 secondi di recupero. Il primo esercizio è questo, da in piedi, scendo in squat, cammino con le mani avanti, piegamento e risalgo. Risalgo su e di nuovo squat. Squat, cammino, piegamento e risalgo. Primo esercizio. Secondo esercizio. Faccio una flessione del busto sulle gambe, quindi gambe tese. Cerco di andare a toccare i piedi, aggancio le mani ai piedi, vado in squat, quindi piego le gambe, tiro su un braccio e tiro sull'altro braccio e salgo. Di nuovo, scendo, piego, braccio, braccio e salgo. Stiamo attenti alle ginocchia, io soprattutto. Se terzo esercizio, crunch a stella, quindi supini, braccia divaricate, gambe divaricate, salgo, vado a toccare con la mano il piede opposto, incrociato. Questo. Quarto esercizio, facciamo quadrupedia in destra. Ci mettiamo in quadrupedia, ok? Questa posizione, quadrupedia, mani appoggiate. Ogni volta salgo, spingo il bacino verso l'alto e faccio una torsione con il busto. Quindi salgo e spingo. Torno giù senza toccare il sedere, eh? Salgo e spingo, torno giù, salgo e spingo. Con questo esercizio andiamo a lavorare i tricipiti, gli addominali, i glutei, tutta la parte dei flessori. Quinto esercizio, affondo dietro, ci prendiamo una bottiglietta, un peso, lo possiamo fare anche senza niente. Quindi da questa posizione andiamo a fare un affondo indietro, le braccia sono sempre tese in avanti, andiamo a fare un affondo indietro. Ok, quando salgo porto le braccia in alto. Ok, quindi scendo e salgo. Ok, questo movimento. Tutto con una gamba, lo facciamo un giro tutto con una gamba e un giro tutto con l'altra gamba. L'ultimo esercizio, l'esercizio addominali, posizione supina, sempre appoggio i gomiti a terra. Se ho problemi alla schiena, metto le mani sotto il sedere. E faccio una flessa estensione delle gambe, quindi da qui porto orizzontali, ok? Corcio, estendo, accorcio, estendo. Più chiaramente siamo inclinati con il busto, più sarà difficile l'esercizio, ok? Ognuno chiaramente a seconda del livello di allenamento in cui è, si regola, ok? E lo fa. Perfetto, allora ricapitolo: sono camminata, push up, torno indietro. Flessione del busto, squat, braccio, braccio, risalgo. Crunch a stella, quadrupedia inversa con la torsione, affondo indietro, più alzata frontale di un peso,
e flesso estensione delle gambe da supino, ok? Sentirete una voce che parla, vi dà il via e lo stop, ok? Workout e via, rest e stop, 30 secondi e 10 per due serie, sono 8 minuti di lavoro. Ci siamo? Pronti? Vai! Cammino, push up e salto, torno in piedi, scendo, stop. Secondo esercizio, ci prepariamo per le flessioni e lo squat, flessione del muso sulle gambe. Pronti? Via! Quindi, scendo, piego, braccio, braccio e salgo. Scendo, piego, braccio, braccio e salgo. Stop. Terzo esercizio, crancia stella. Se avete visto, abbiamo sempre messo un esercizio per le braccia, il petto, via, tanto io parlo. Un esercizio per le gambe e un esercizio di addominali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Stop. Quarto esercizio, quadrupedia in destra, mi raccomando, spingere bene il bacino avanti, in alto, via, spingo e ruoto. Stop. Ultimo, no, quinto esercizio, affondo dietro e spinta in alto. Pronti? Lavoriamo tutto con il destro, braccio avanti, scendo, su, scendo, su. Controlliamo bene il ginocchio. Movimenti piano e controllati, lenti e controllati. Top. Ultimo, flesso e estensione delle gambe, da supino. Vi ricordo, mani sotto il sedere per non farsi male alla schiena e fare movimenti anche qui, brevi, cioè lunghi e piani. Quando portiamo le gambe al petto, inspiriamo. Estendiamo le gambe, ispiriamo. Inspiro, espiro. Stop. Fine primo giro. Ripartiamo con il secondo. Cammino e push up. Via. Stop. Apro la finestra se non muoio. Ok.
Secondo, flesso, che c'è, non mi ricordo più. Flessione busto su gambe. Scendo. Su. Respiro, eh. Stop. Crancia stella. Via. Stop. Quadrupedi inverse, torsione. Pronti? Via. Salgo. Vuoto. Non appoggio mai il sedere a terra, eh? Stop. Affondo dietro, più alzata frontale fino sopra la testa. Cambiamo gamba chiaramente. Via. E su. Scendo. Su. Facciamo attenzione al ginocchio, che non deve mai superare la punta del piede. Stop. Flex e estensione delle gambe, siamo già arrivati alla fine del nostro circuito di riscaldamento. Via. Stop! Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, abbiamo fatto tutti, sì. Perfetto. Allora, saluto tutti, chiaramente, Lucia, tutti, ci stanno seguendo in tantissimi su Instagram. Vi ricordo che ho avuto problemi con la diretta Facebook. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ho avuto problemi con la diretta Facebook, quindi ci potete trovare su Instagram e su YouTube. Su YouTube si vede meglio, quindi se volete andare su YouTube si vede molto meglio. Poi cercheremo di caricare il video di YouTube su Facebook per dare la possibilità a farlo tutti anche dopo. Allora, beviamo, magari non l'acqua distillata che ho, bene, l'acqua normale, fantastico. Ciao, ciao a tutti. Dunque, allora, andiamo a fare altri due circuiti, vediamo se abbiamo tempo e andiamo a fare anche un test. Allora, come avete visto dal programma, venerdì, sempre alle 11:15, ci sarà la seconda seduta di allenamento dove andremo a lavorare solamente e solo esclusivamente su glutei e addome. Quindi oggi riposiamo un pochino quello che è addome e glutei, andiamo a lavorare su altri distretti muscolari. Circuito numero 1, sono 4 volte, 4 giri, a ripetizione di 4 esercizi. Primo esercizio, pulley con loops attorno al piede. Allora dovete prendere un elastico, o se avete una loops come ho io, ma se avete un elastico va benissimo, vale, non c'è problema. Se non avete né la loops né l'elastico, non c'è problema, prendete
un asciugamano, che tutti avete sicuramente, lo arrotolate, fate un salsicciotto e usate quello. L'esercizio è questo. Dunque, sto seduto a terra, gambe tese, porto l'elastico in fondo ai piedi, ok? Così facciamo anche un pochino di stretching alle gambe, ai flessori. Elastico in fondo ai piedi, schiena dritta e traziono. Porto le braccia al petto. Questo. Boom. Due. Tre. Ok? Chi non ha l'elastico prende uno strofinaccio o un asciugamano, lo arrotola, sempre gambe tese, fa questo, lo stringe fortissimo con le mani e porta le mani al petto, tenendolo stretto forte. Ok? Questo. 12 ripetizioni. Andiamo a lavorare sulla parte posteriore della schiena. Secondo esercizio, ponte bipodalico, facciamo una combo, quindi andiamo a lavorare sui flessori, sui glutei e insieme anche con gli addominali, facciamo un piccolo stacco. Quindi l'esercizio è questo, ponte bipodalico, talloni appoggiati, salgo, le braccia sono sempre dritte che tengono un peso, un sovraccarico qualsiasi, cammino con i talloni fino ad arrivare a terra. Quando arrivo a terra faccio un sit up e salgo, le braccia sono sempre tese, andiamo a stabilizzare la spalla, scendo, appoggio i talloni da lontano, alzo i glutei e ritorno con i talloni ai glutei, riscendo piano piano. Quando sono con le gambe a terra salgo, faccio sit up, ok? Sono 12 ripetizioni comprensivi. Per ripetizione io intendo una ripetizione avanti e torno con le gambe, un sit up, quindi uno, comunque poi lo facciamo insieme. Braccia sempre alte per stabilizzare la spalla. Dopodiché alzate frontali e laterali, quindi facciamo questo. Elastico sotto il piede, ok? Braccio teso, un'alzata frontale e un'alzata laterale. Stando attenti a non attivare il trapezio, quindi la spalla è sempre bassa, adduco la scapola dietro, frontale e laterale. Non sorpasso mai la linea della spalla, rimango sempre sulla stessa linea o leggermente più basso. Ok? E questo faccio 12 ripetizioni da un lato e 12 dall'altro, quindi sarà 1, 2, questo, ok? 12 e 12. Terzo esercizio, scusate, quarto esercizio, cinesino. Allora, io chiaramente non ho preso il telo, quindi userò questo. Mettete un telo, qualcosa sotto le ginocchia, ok? Perché partiamo in ginocchio, andiamo a fare la mobilità dell'articolazione della caviglia e andiamo a lavorare sulle gambe. Quindi da questa posizione porto i piedi, appoggio la gamba e salgo, questo, e scendo, appoggio, piedi e cambio dall'altro lato e salgo, ok? Andiamo a fare questo alternato, 1 e 1, 1 e 1. Ok? Facciamo 6 da una parte e 6 dall'altro, quindi in totale 12 ripetizioni. Ripeto, pulley con loops, quindi trazione elastico, frontale con loops attorno ai piedi, 12 ripetizioni, ponte bipodalico, cammino più sit up con le braccia sempre alte, con un piccolo sovraccarico per stabilizzare la spalla, alzate frontale, alzate laterali, 12 ripetizioni, cinesino con stabilizzazione, 6 più 6. Ok? Dunque, possiamo iniziare per me. Quindi elastico, ripeto, chi non avesse l'elastico va bene anche un telo, ok? Pronti? 12, dietro, gambe tese, per bene, pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, perfetto. Secondo esercizio, ponte bipodalico, più spinta, mi metto di traverso, braccia tese, ok, pronti, su col sedere, via, giù, appoggio, salgo,
due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Contratto per i glutei, eh? Otto. Nove. Marca due. No, tre. Dieci. Quaranta due. Undici. L'ultimo. E 12. Fantastico. Terzo esercizio. Alzate frontali laterali. Pronti? Sotto il piede destro, partiamo. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio piede, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, fantastico. Cinesino, mettetevi qualcosa sotto le ginocchia, se no fate la mia fine. Pronti? Vai, scendo. Flessione delle caviglie, salgo. Uno. Scendo. Due. Tre. È alternato, eh? Quattro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ottimo. Primo giro andato. Secondo giro. Pulle. 12, eh? Elastico sotto i piedi. Pronti? Mi vedono. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Mi ricordo più. Ponte bipodalico. Provo ad andare frontale se si vede meglio. Pronti? Braccia alte, eh? Salgo. Prendo. Su. 1. Due. Tre. Quattro. Cinque. Oh, questo è lungo, eh? Sei, ma abbiamo tempo.
cammino sui talloni, eh? 7. 8. 9. 10. Braccia tese, eh? Ultimi due. 11. Ultimo. Salgo. Scendo. 12. Fantastico. Perfetto. Alzate frontale, alzate laterali. Siamo? Pronti? Via. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cambio. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 e 12. Fantastico. Cinesino. Poggio, pronti? Vai. Stabilizzo e salgo. 1. Scendo. 2. 3. 4. Se sentite ciò che non vi preoccupate, il mio ginocchio. 5. E mi ricorda che c'è. 6. 7. Eccolo. 8. 9. 10, 11 e 12. Fantastico. Secondo giro andato. Terzo. Nuovo pull-up. Elastico in fondo ai piedi. Traziono, porto le mani, le braccia ai fianchi. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Camminata sui talloni e sit-up. Pronti? Con stabilizzazione delle spalle. Vai! 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ultimo. E 12. Bene. Alzate frontali, alzate laterali. Pronti? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12. Cambio. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Molto bene, cinesino. Yeah. 1. Stabilizzo bene il ginocchio, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ultimo. 12. Benissimo. Ultimo giro, Forza, stiamo andando alla grande. Ultimo giro. Via. 1, 2, 5, 8, 10, 12. Bene. Camminata più sit-up. Via. Su talloni, mi raccomando. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Basta, 12, basta, 12. Mi ero persa. Alzate frontale, alzate laterali. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio piede. Cambio piede, lavoro l'altro braccio. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ultimo esercizio. Pronti? Vai. 1, 2, 3, articolo bene la caviglia, 4, concentratevi sul ginocchio, meglio farne meno, ma fatti bene, che farne tanti e fatti male. 7, 8, 9,
10, forza ultimi 2, 11 e 12. Bene, bene, bene. Prendo il mio amico panchetto, fantastico. Vi ricordo, non sono riuscita a far partire la diretta su Facebook perché non lo so, perché non funzionava. Però siamo su YouTube e su Instagram, cercherò in tutti i modi di ricaricarla anche su Facebook. Vediamo un attimo. Intanto che vi riposate, io vi spiego l'ultimo circuito. Sono sempre 4 giri per 4 stazioni a ripetizioni. Dunque, il primo esercizio è un affondo avanti più box con l'elastico. Quindi, cosa faccio? Alternato. Allora, prendo il mio elastico. Scusate perché qua. Prendo il mio elastico, lo metto dietro alla schiena, sotto le ascelle, e lo impugno con le mani. Ok? Da questa posizione vado a fare un affondo avanti, quindi porto avanti il piede destro. Ok? Quando sono avanti, spingo l'elastico come per tirare un pugno col braccio sinistro e torno. Ok? Poi braccio, mettete sinistro e braccio destro e torno. Affondo e torno. Quindi affondo più pugno incrociato, ok? Sferro il pugno quando sono bassa, quando sono alta, riporto la mano al petto. Poi, secondo esercizio, 6 più 6. 6 a destra, 6 a sinistra, quindi 12 ripetizioni totali. Secondo esercizio è uno squat jump con piccolo squat jump con la rotazione del busto, delle gambe, solamente rotazione delle gambe, il busto rimane dritto. Quindi piccolo squat jump, scendo, salgo e ruoto, salgo e ruoto, il mio busto rimane frontale, ruota solo il bacino e le gambe, salgo, ruoto, salgo, ruoto. Ok? Questo deve essere molto dinamico. Sono 12 ripetizioni. Facciamo 6 da un lato, 6 dall'altro. Ok? Anzi, facciamo così, li alterniamo. Uno da un lato, uno dall'altro. Totale 12 ripetizioni. Poi, bicipiti. Ok? Quindi, elastico sotto i piedi. Chi non avesse l'elastico lo può fare con due bottigliette tranquillamente. Ok? Elastico sotto i piedi e bicipiti. Perfetto, facciamo 12 ripetizioni. L'ultimo, andiamo ad alzare un pochino le pulsazioni, sono burpees push up, però fatti in questo modo, andando ad allenare i tricipiti, facciamo un burpees push up con il push up diamond, quindi mettiamo le mani a diamante, ok? Quindi mani a diamante, scendo, salgo, burpees, e uno invece normale, quindi mani appoggiate, push up e salgo, ok? Uno diamond e uno push up normale per 10 volte, 5 e 5, ok? 10 totali. Quindi, ripeto, affondo avanti più spinta, box incrociato, squat jump più rotazione del busto, che mi chiama ora no, squat jump più rotazione del busto, bicipiti e burpees. In totale sono 6 più 6, 12, 12 e 5 più 5. Ci siamo? Dai, iniziamo. Allora, mi raccomando, controllate sempre i movimenti, non li fate alla carlona, facciamoli fatti bene. Pronti? Via. Scendo, spingo, 1, e poi alterno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimo, no, 11, scusate, l'ultimo, 12, perfetto. Squat jump più rotazione busto, uno da una parte e uno dall'altra. Pronti? Via. 1, ora di là. 2, 3, 4, 5,
10, 11, 12. Bene. Terzo, bicipiti. 12 ripetizioni, eh? Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E ora si ride. Dai. 5 e 5, è uno diamond e uno normale. Barbies. Pronti? Vai. 1. 2. Diamond. 3. Normale. 4. Diamond. 5. 6. 7. Normale. 8, diamond. 9, l'ultimo. E 10. Benissimo. Secondo giro. Elastico. A fondo e spinta. Incrociato. 12. Via. 1. 2. 3, tagliato io, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, perfetto, squat jump. 6 e 6, e ogni volta cambiamo là. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buono. Bicipiti. 12 ripetizioni. Pronti? Via. 1, 3, 7, 10, 12. Faccio ora, eh? Una Barbies Diamond push up e uno normale. Pronti? Vai. 1. 2, 3, 4, 5, 6, forza, 7, 8, 9, l'ultimo. 10. Bene, bene, bravi. Terzo giro. Con questa andiamo ad aumentare abbastanza le pulsazioni, eh? Ultimo giro, terzo giro, scusate. A fondo per spinta, alternato. Via. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12. Bene, squat jump più rotazione. Pronti? Scusate. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12. Bene, bicipiti. Pronti? Vai. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12. Bene, aggrediamo questi barbies. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quanto ci siamo? 8, 9, l'ultimo, 10, ok, fantastico, ultimo giro, stiamo andando molto bene, molto bene, a fondo più spinta. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12. Ottimo. Squat jump più rotazione. Forza, Via. 1, 2, 10. Ultimo. 12. Buono. Forza, andiamo con due esercizi, Bicipiti. Pronti? Via. 1, 2, 10, 11, 12. Buono. Ultimo, ultimo esercizio. Barbies. Come abbiamo finito? Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gli ultimi due. 9, l'ultimo, 10, bene, bravi, 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 bravissimi, 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 vedete? Ok. Abbiamo fatto un ottimo allenamento. Con questa abbiamo finito, quindi non vi preoccupate. Abbiamo finito. Questo è il secondo allenamento total body funzionale. La scorsa settimana abbiamo fatto il primo, questo è il secondo. Ci rivediamo con me venerdì ore 11:15 per un allenamento solo ed esclusivamente glutei e addominali. Scusatemi ancora per il disguido, non sono riuscita a far partire la diretta su Facebook, però cercherò in tutti i modi. C'è comunque, chi volesse rifarselo, rimane salvato su YouTube, sulla pagina YouTube Allenantes Florenzia, oppure per 24 ore rimane sulle dirette Instagram, quindi non c'è problema. Cercheremo in tutti i modi di salvarlo poi anche su Facebook. Quindi, io vi ringrazio, siete stati fantastici,
Vi esorto a seguire la diretta domani alle 17:30 con Fabio e Lorenzo per un altro circuito funzionale. Io vi ringrazio e ci vediamo a questo punto venerdì. Grazie mille. Fate stretching, mi raccomando, fate stretching. Ciao a tutti, grazie.